Ciao a tutti e benvenuti da Tina e Ippariu. Oggi siamo qui con ben due collezioni degli Spider. Bravissimo Pippo, queste due fantastiche collezioni che ci sono state inviate dalla Image Edizioni. Quindi grazie mille, vero Pippo? Sì, allora io ti inizierei da quello. Ok, in questo video ne recensiremo solamente una di collezione e poi prossimamente, molto presto, ci sarà l'altro video sull'altra collezione. Diti quelle Allora, delle collezioni. sì, i titoli sono questi qui, arancioni, Spiders and Beetles, quindi ragni e scarafaggi, e questo qui invece Spiders e Fly Insect, quindi ragni e insetti volanti. Io direi di iniziare da questo, Ok, ugualmente. quindi Pippo vuole iniziare dai ragni e gli scarafaggi. Perché questo è troppo figo a blu, quindi mettiamo là. Ok, quindi mi raccomando, tra un po' ci sarà il video sulla collezione Spiders and Fly Insects. Ok, guardiamo un pochino la scatola insieme. Qua appunto c'è scritto Spiders and Beetles, collezione da 12 insetti, collezione di tutti. Eccolo qua, quattro speciali che si illuminano al buio. Ci sono qui. Bravissimo, facciamoli vedere appunto. Sono questi qua, collezione di tutti, trovo i quattro ragni speciali che si illuminano al buio. Wow! Allora. Poi dietro, allora il prezzo è di 2,95 € a bustina. E in ogni busta c'è scritto che c'è un insetto, un mini poster e una checklist. Completa le collezioni con il servizio cortesia online. Perché infatti se ve ne mancano pochissimi potete andare sul sito www.image-edizioni/e-shop appunto per averli. Ok Pippo, io direi subito di aprirli. Ah, e qua c'è anche la foto di vari scarafaggi. Ok. Allora, no. A Pippo piacciono moltissimo i ragni, vero? Sì. Non mi fanno paura. Però gli fanno paura, sì. Vedremo la reazione di Pippo quando vedrà i ragni. Guardate qua l'ho messa. Perfetto, Pippo l'ha messo benissimo così. Eccole qui, tutte e 12 le bustine, poi ci sono anche i booklet. No, non rovesciamole, teniamole là in ordine. No, io li prendo tutti, santi. Ok, e iniziamo a vedere un booklet. Allora, qua appunto c'è scritto Image Edizioni, Art and Games, colore gioca. Distinguere ragni da insetti, bellissimo. La foresta amazzonica, guardiamolo qua insieme. Delle curiosità. Nel frattempo io controllo se sono tutti uguali, quindi. Sì, intanto Pippo sta contando i booklet. Poi ragni e insetti, appunto li insegna a distinguere 1, bene. 2, Poi qua ci sono anche dei fumetti molto carini. 5. Qua anche dei giochini, le soluzioni. E qua c'è scritto anche che c'è una pagina 4, Facebook 5, 6, chiamata appunto Image 7, Edizioni. Ok, Pippo. 8, 9, 10, 11, Ok, Pippo sta 12, ancora contando. 12, ok. Perfetto, iniziamo con la prima bustina. Eccola qui. Facciamola vedere. Ah, intanto questa la lasciamo alla fine. Ok. Allora, Wild Planet, Spiders and Beetles, Glow in the Dark, quindi si illuminano al buio. Ma Uno lo su metto qui tre. vicino, la scatolina. Bravissimo, Pippo si mette la scatolina vicino. Poi Stretch Animal più checklist, sì. 12 insetti, 4 brillano al buio. E il Ok, pezzo è di. Pippo. 2,95 €. Vai Pippo, apri. Sono molto molto curiosa. Anch'io. Oh, la sono salvata. Ok, ah ok, c'è anche Che appunto. schifo! Aspetta, prima, dopo la vediamo. Appunto, abbiamo trovato questa qui, la cavalletta. Vediamo anche. Eccola qui. Un poster che c'era scritto. Eccoli qua, tutti, tutti. Sia i ragni che gli scarafaggi. Allora, ad Trovato esempio, questo. ecco qua, noi abbiamo trovato la mantide africana. Il numero 11 della collezione. Bravissimo, che carina, ragazzi. Sono prima di tutto morbidissimo. Fantastico! Ok, passiamo quindi alla seconda bustina. Vabbè. Vai. Questa, la seconda la madre stagione. Ti piace Pippo? Oh, vediamo. Cos'è? Oh, mamma mia, ragazzi, questo qui è un ragno! Eccolo qui! Vediamo un po' come si chiama. Questo qui è il ragno vespa. Mamma Ma mia! si illumina il buio? Secondo me si illuminano al Vabbè, buio. guardaci.
Sì, ragazzi! Eccolo qui! Appunto, si illumina al buio il ragno Vespa. Che numero è della collezione? Sì, è il 2. Bellissimo! Ok, adesso andiamo a vedere se si illumina. Vero, Pippo? Sì. Si illumina! Bravissimo, Pippo! Si illumina benissimo! È fantastico! Quindi, anche tutti questi animaletti che stiamo trovando, intanto Pippo apre un'altra bustina, sono fantastici per fare degli scherzetti. Vero, Pippo? Adesso troviamo un doppione. Sì. Vai, no, dai, speriamo di no. Wow, ragazzi, quale ben trovato? Un scarafaggio. Guardate la faccia di Pippo. Tun tun tun. Allora, ben trovato appunto questo qui, che sarebbe il carabo viola, numero 9. Wow, che carino! Dov'è il carabo viola? Molto, molto tenero. E questo qui, sì, è normale, non si illumina. Bellissimo. Ok, Pippo, passiamo alla quarta bustina, se no ci mettiamo una vita. Allora. Sono veramente fantastici. So già che Pippo mi farà molti scherzetti con questi animaletti, insetti. Cioè, intendo questa che... Oh, mamma mia. Questo qua... Ah, abbiamo trovato il ragno granchio gigante. Guardate. Guardiamo anche il poster. Wow, ragazzi. In quel tempo io mi vado a mettere a... Cioè, ha gli occhietti teneri, però. Wow, mamma mia. Sì, ok, Pippo. Teneri. Sì. Passiamo ad un'altra bustina. Dai, se non di trovarne un altro che si illumina al buio. Lo so, dicendo. Oh, mamma... Oh, ragazzi! Questo qui... Ah, questa qui è la formica proiettile. Eccola qua. Vediamo il suo poster. Wow! Che carina, tutta fucsia! Molto, molto gommosa. Quindi ti piace, Pippo? Sì! Sì, anche se fa un po' di paura. Ok, passiamo ad un'altra bustina. La sesta. Oh, mamma, cosa abbiamo trovato? Wow! Qual è questo qua? Guardate, ragazzi, bellissimo! Mamma, fammi... Allora, questo qui, aspetta Pippo, fammi vedere. Ma fammi vedere. È lo scarabeo tigre. Wow! Ah, no, non è lo scarabeo tigre, guardate questo nome. No, no? Bellissimo! Guardate che belli, i colori sono bellissimi, perché fantastici. Bellissimo. Ok, non so quante volte ho detto bellissimo, ragazzi, però sono bellissimi. Ok. Perché infatti ad illuminarsi al buio sono solo i ragni. Si illumina al buio! Wow, Pippo, vediamo? Sì! Sì, guardate! E questo qui, azzurro, blu. Eccolo qua, un altro che si illumina al buio. Come si chiama? E si chiama Migale Arboricola. Sì, penso di averlo pronunciato giusto. E numero 4. Wow, che bello questo! Adesso andiamo a provare. Adesso, bravissimo Pippo, andiamo a provare. Si illumina. Bravissimo, e anche lui si illumina perfettamente. Ok, Pippo. Dai! Altra bustina. Comunque ve li consigliamo tantissimo, perché sono veramente fatti benissimo e molto divertenti. Vai, oh mamma mia. Un altro ragno! Si illumina al buio! Sì, bravissimo Pippo, perché abbiamo trovato appunto questo qua, il ragno granchio, che appunto, come potete vedere qua, c'è scritto che si illumina al buio, questo qui, quindi andiamo a provarlo. Anche lui si illumina. Bravissimo Pippo, anche lui si illumina. Comunque, te che si illumina al buio, lasciali qui. Sì, per adesso abbiamo trovato 3 di quelli che si illuminano al buio, quindi ci manca questo qua. Speriamo di trovarlo. La cucinata! Wow, ragazzi! Io la volevo trovare perché non fa tanta paura. Questa? E poi è bellissima. Questa? Eccolo qui il suo poster. Guardiamo un attimino. Eccolo qua. Guardiamo il suo nome per sicurezza. Coccinella dai 7 punti. Carina! Bellissima, porta fortuna. Ok. No, ma perché hai mischi quelli che si illuminano al buio? Ok, Pippo divide tutto. Vai, allora. Pippo, facciamo... Ultime 3 bustine. Ultime 3. Una è la terza. Vai. Quale ben trovato? Si illumina al buio. Vediamo un po'.
controlliamo qui il suo nome. Sì, ragazzi, questo qui è il ragno pescatore, quello che si illumina. Sì, quello che ci mancava. Sei contento, Pippo? Sì, quindi quelle casine al buio non ce ne manca più uno. No, perché ce ne abbiamo tutti. Wow, quindi, bellissimo. Ultime due bustine. Questa è porta fortuna. Sì. Ok. Oh. Oh, mamma mia. Leggi. Vediamo un po' che cos'è questa qua. Simile, molto simile alla coccinella. Ah, infatti è una coccinella però asiatica, quindi quella lì più arancione rossa. Bellissima. Quindi anche lei porterà fortuna, vero Pippo? Sì. Ok, passiamo all'ultima bustina. In teoria ci manca... Ma questo qua si chiama? Sì, qua poi c'è il nome anche in... proprio il nome scientifico. Allora, quindi ci manca solo più la cleride, questa qui, degli alveari, la numero 5. Speriamo di trovarla in questa bustina. Sì, ragazzi! Eccola! Bellissimo! Guardate che pelosetta che è. Vediamo un po' com'è. Ma non c'è. Due. Wow, due booklet dentro, vabbè. Vai, Pippo. Wow! Sì, a Pippo piace moltissimo, anche a me. Ragazzi, abbiamo trovato quello che ci mancava, ovvero questo qui, il cleride degli alveari. No, ragazzi, cioè, bellissimo, perché qua è un po' rosa, poi qua è azzurro e poi comunque è tutto morbidoso. Perfetto per degli scherzetti, vero Pippo? L'importante è che abbiamo trovato i quattro che si non al buio e si sì. Fa la lotta. Ovviamente. Ok, Pippo fa fare la lotta. Come sempre. Ecco qui tutti i nostri spider and beetles. Bravissimo Pippo, eccoli qua. Tutti i nostri ragnetti e scarafaggi. Sono veramente bellissimi. Abbiamo messo vicini quelli speciali. Sì, per primi naturalmente abbiamo messo i quattro ragni che si illuminano al buio, bellissimi. Quindi noi ve li stra consigliamo, vero Pippo? Sì. Sì, sono veramente bellissimi, vi divertirete moltissimo, soprattutto a fare degli scherzetti molto divertenti. Sì. Come mi farà Pippo tra un po', vero? Sì. Sì. Ok. Quindi se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su. Se siete mai iscritti al nostro canale, ci fermo tanti attivi, vedete questo video, se lo ricercate con l'intesta resta bomba. Bravissimo Pippo, lasciateci bellissimi commenti come fate sempre. E quindi saluti da Tina e Pippo e Viuccio, al prossimo video, ciao!